50 giorni dopo Pasqua si celebra Pentecoste. Pentecoste che dalle nostre parti veniva chiamata Pasqua delle Rose, Pasqua dei Fiori. Non sto qui a ripetere, lo dico soltanto per chi l'avesse dimenticato, che era buona usanza avere nella notte i petali di rosa nel catino. Ve l'ho detto tante volte, ma mi piace. No, l'ascensione. E la notte si faceva tra il sabato e la domenica, a durato l'acqua, e al mattino le signorine si lavavano il viso con l'acqua delle rose. Poi è diventato un profumo, ma in realtà doveva rappresentare il grido del soffio, e non è una forza. Soffio che grida, provoca l'odore di vita nuova. Tant'è vero che poi si andava nelle chiese la mattina e il sacerdote passava in mezzo ai fedeli lanciando petali di rosa, in memoria di quelle fiammelle che scendevano a Pentecoste, come abbiamo sentito nel libro degli Atti degli Apostoli. 50 giorni dopo Pasqua, e il giorno dello Spirito. C'è una, prima di andare nella lettura di questa solennità che ci riguarda, perché il nostro tempo è il tempo di Pentecoste, ancora siamo nel tempo di Pentecoste, perché siamo nel tempo dello Spirito Santo, il Consolatore che Gesù ci ha inviato, perché nel momento in cui è partito, avete sentito nel giorno dell'ascensione, ha detto: io non vi lascerò orfani, non vi lascerò da soli. Vi mando un altro da me, vi manderò il mio Spirito che vi farà compagnia, che starà con voi. E mi pare importante leggere i due avvenimenti così come vengono raccontati nell'atto degli Atti degli Apostoli, quelli di Luca, che racconta il giorno di Pentecoste dopo 50 giorni, no? Il tempo cronologico, come vedremo martedì nella catechesi, che non ho potuto fare martedì. Valore, quindi me li spiegherò. 50 è un giorno di pienezza, è un giorno totale di gioia, 7 per 7, 7 è il numero perfetto, 7 è il giorno della creazione, 7 per 7, moltiplicato per se stessi, 49, il giorno successivo è il giorno della pienezza della gioia. Quindi 50, come vede Luca, o come vede Giovanni nel Vangelo, lo stesso giorno della risurrezione. C'è una cosa che ha comune in quei racconti, che erano chiuse le porte, sia in un caso che nell'altro. Solo lo Spirito fa aprire le porte. E questa immagine è un'immagine di una potenza straordinaria. Solo lo Spirito riesce a dare il coraggio della libertà. Solo lo Spirito riesce a farci uscire dalla monotonia dell'uniformità. Solo lo Spirito riesce ad agguantare l'universalità. Solo lo Spirito riesce a darci il significato della differenza. Ma proviamo a capire perché. Perché è così importante. La parola Spirito Santo, quella che noi generalmente cogliamo come terza persona della Santissima Trinità e che rappresentiamo come una colonna, a mio modo di vedere ci allontana un attimino dalla colonna, perché le immagini servono, sicuramente dobbiamo essere rispettosi, però quando uno vede il Padre, poi vede Gesù, vede la colonna. Capite bene che anche dal punto di vista iconico, di raffigurazione, c'è una certa difficoltà, fino a quando dobbiamo rispettare anche la tradizione. Ma nella Sacra Scrittura Spirito è detto Ruach, soffio, come il vento nel deserto. Io stamattina ho provato a dire a quello che più volte ha raccontato a voi, e mi è venuto
soffio, quel vento. Può essere anche tradotto con respiro. Per cui lo Spirito di Gesù è il nostro respiro. È il respiro dell'universo. È il respiro della storia, è il respiro del creato. Se voi togliete il respiro, togliete la vita. E dire che noi siamo immagine di Dio e Dio vive dentro di noi, significa che quella nostra vita è data in ragione del respiro dello Spirito. Mostraci, Signore, il tuo conto e noi saremo salvi, ma si dice anche che lo Spirito ci illuminerà la faccia della terra. Se riuscissimo a sentire il respiro di Dio nella creata, nella natura, nella nostra vita, se riuscissimo a rispettare il respiro di Dio in tutte le cose, ci sarebbe pace. Così come Gesù ha annunciato dopo aver soffiato sui suoi discepoli, avete sentito? Ha dato il suo respiro, è entrato nel cenacolo e ha detto: ricevete il respiro, ricevete il soffio dello Spirito, e poi ha detto: pace. Chi rispetta il respiro di Dio in se stesso sa che in tutte le cose, in tutti gli avvenimenti creati, in tutti gli altri c'è il respiro di Dio. Come faccio a offendere il respiro di Dio negli altri? Per questo la pace. Per questo, quando gli apostoli escono dal cenacolo e parlano, e hanno coraggio, hanno spalancato la porta, loro parlano, la loro lingua. Loro parlano, e non è che trattano tra loro, ma tutti quelli che stanno lì in piazza, che sono partisi, gli elamiti, i medi, romani, greci, il popolo, hanno la loro lingua, ma li capiscono. Perché grazie al respiro di Dio le barriere sono annullate. E l'uomo che per il peccato aveva creato la torre di Babele, dove le lingue si sono imbrogliate a Babele, in quel momento in cui hanno detto: noi siamo più forti di Dio, gli uomini non si sono capiti più, a Pentecoste si è visto. Strana singolarità che Pentecoste oggi capiti in un momento della storia dove ancora di più deve essere rispettata la ragione della differenza, ancora di più devono essere recuperati i sentieri della pace nelle nostre famiglie, nella nostra società. Io, stando in un osservatorio particolare, no, della vita cittadina, sto al centro di tanti colloqui, di tanti avvenimenti, capisco quale fragilità in questo momento c'è nella nostra società, fragilità. Noi veramente siamo, l'ho detto da più tempo, ma oggi ho una certezza, in un momento di passaggio difficilissimo e complicato, che possono cambiare il bene, il nostro futuro, ma possono anche da un momento all'altro comprometterlo definitivamente. Ci sono migliaia e migliaia, se non cambiano alcune cose, centinaia di migliaia di posti